Mi chiamo Sibyl. Ho già lasciato quasi tutti i miei pazienti. Mi sento piena di energie, ho una gran voglia di scrivere, ne sono ossessionata. Vorrei il suo aiuto. Già è un miracolo che mi abbiano presa per questo film, non voglio rischiare di perdere tutto. Sono incinta di 2 mesi. Ho tanta paura e non posso dirlo al padre. È un attore famoso, per cui non vorrei dirle il suo nome. Lasci tutti i tuoi pazienti e poi segui questa ragazza. Tutti abbiamo un debole per qualcuno, anche tu, no? Smetti di scrivere di lei. Non scrivo di lei. Mi ha ossessionata. Ti manca? Il ricordo lontano dell'amore intenso che provavamo l'uno per l'altro mi manca. C'è una cosa che non le ho detto. Al momento è il compagno della regista del film. Deve vederlo. Venga sul set, la prego. Al momento non so davvero cosa fare. Mi sta chiedendo l'impossibile. Perché l'ha scelta se sapeva cosa provava per Igor? Ho pensato che fosse soltanto una semplice storiella. Azione! Io mi sarei limitata a guardare la realtà, fare il suo corso. Controllati, per favore. Non parlare con me, parla con Sibilla. Sibyl, le dica che la smetta di farmi male volontariamente. Non è possibile. La prego, non mi giudichi a priori. Cosa? Che problemi avete voi due? Me ne vado, me ne vado. Che cosa stai facendo, mica? No, mica! Mi sento sporca. Sporca. Ci sono persone che restano tristi per tutta la vita, che hanno bisogno di ricorrere a un aiuto esterno per dimenticare di essere tristi. Quelle poche energie che gli restano le usano per rovinare la vita agli altri. Adesso ti insegnerò a manipolare tua madre. Più avanti ti servirà.